Ciao! Allora, oggi parliamo di contorno occhi, quindi dei trattamenti per il contorno occhi e vi parlo di questo, della Delidea. Si chiama contorno occhi, borse occhiaie, rivitalizzante, pelli da giovani a mature, con vite e melograno. Sapete che la Delidea non mi ha mai deluso e quindi ho voluto provare anche questo prodotto che avevo trovato in offerta perché costicchia abbastanza. Allora, la quantità è un 10 ml, quindi come un contorno occhi classico. E eccolo qua, ha l'applicatore, quindi va schiacciato ed dovrebbe essere un siero che io andrei a applicare mattina e sera, ma non mi ero accorta che ha una colorazione, in questo caso beige natural, ma l'ho guardato in negozio e sono tutte beige natural. Quindi non ci sono altre colorazioni. Quindi io mi sono trovata ad utilizzare questo prodotto solamente alla mattina perché ha un leggero colore. Allora, cosa dire? Intanto che il colore è luminoso, quindi non mi piace per andare a coprire le occhiaie. Le borse sì, le occhiaie no. Io ho tutte e due e quindi tende a evidenziare un po' le occhiaie con questo colore luminoso. Quindi lo vado a mettere come base per il correttore e quindi andiamo già a mettere il prodotto su prodotto. Poi a me piacciono i prodotti che metto mattina e sera proprio per il contorno occhi e questi invece usando solo la mattina è vero, è durato di più sicuramente. Però non ho visto miglioramenti. L'unica cosa, allora, miglioramenti no, non ha fatto assolutamente niente per il contorno occhi. Lo applicavo soprattutto quando non mettevo il fondotinta perché così avevo già una base per il correttore, un altro po' di correttore leggero ed ero a posto. Questo sicuramente è pratico. In un solo gesto vai a mettere un trattamento per il contorno occhi e a iniziare a coprire un po' le occhiaie e quindi va bene. Se dovessi ricomprarlo, però non lo ricompro perché a me non piacciono i prodotti colorati. Chi invece tende a truccarsi poco e quindi vuole a fretta la mattina, applica un po' di questo che è comunque un trattamento occhi e poi o ha poche occhiaie, quindi già posto così, oppure va un attimo a metterci sopra un correttore leggero e quindi potrebbe andare bene per loro. Sicuramente ha un ottimo inci, questa cosa molto importante, e quindi io lo consiglio a chi, come ho detto, tende a truccarsi poco o ha occhiaie poco visibili. E niente, io questo prodotto buono l'inci, buono il prodotto, ma non è quello che fa per me, peccato. Non è che mi abbia deluso, però non è quello che mi aspettavo. E niente, fatemi sapere se avete provato, come vi siete trovate. Io spero vi sia stato utile come sempre. E se ti è piaciuto il video, mettimi un like e iscriviti al canale, così non perdi le prossime recensioni beauty. E alla prossima, ciao!